Allora ragazzi, io sono Martex, bentornati su un nuovissimo video di Squadbusters. Non posso crederci neppure io. Avevo questo giochino chiuso da circa 5 giorni. L'ho riaperto perché all'inizio ci ho giocato, sì, abbiamo fatto delle live vozze, ma era una sorta di punto interrogativo per me, quindi non mi ispirava tantissimo. Dopo qualche game, prendendo proprio il grip di ogni singola partita, mi sono lasciato andare, ho scoperto nuovi personaggi e sì, mi sono portato avanti ovviamente dopo aver acquistato il pass delle gemme. Tra l'altro ho scoperto anche una cosetta: quando andremo a completare questo mini pass dovremo cliccare qui, completa per iniziare il pass della stagione, quindi un'altra sorpresa dopo un'altra, ragazzi miei, è tutto un susseguirsi di nuove esperienze all'interno di questo game. Un bel pollicione all'insù per cominciare e mi raccomando, codigo Martex e la tienda The Squadbusters. Ragazzi miei, potete sostenere il vostro Martexone digitando questo codice all'interno del negozio oggetti di Squadbusters, quindi semplicissimo. Un grazie infinito a tutti coloro che lo faranno, ma molto importante, come già detto, i pollicioni, raga, i pollicioni. Vediamo in quanti rivogliono Squadbusters qua sul canale, perché ripeto, mi sta prendendo molto bene il gioco, quindi probabilmente lo rivedrete. Allora, continuiamo quello che è il nostro percorso, vediamo che cosa c'è da riscattare e cominciamo. Partiamo da qui, abbiamo qualcosina da prendere ovviamente. Per due baby di El Primo, va benissimo, le monete sono andate a farsi benedire. Qui ho due cosette da prendere, allora clicchiamo intanto e salutiamo qualcuno del nostro fantastico, raga, i personaggi del villaggio ti salutano in questa maniera. Ma vi era un altro personaggio che mi stava attendendo qui con gli incantesimi. Che cosa è accaduto? Allora, nuovo evento. Scegli una carta per avere una ricompensa. Ragazzi, l'altro giorno erano 4 carte, adesso 8. Vai, mi servono le monete. Ok, aspettate, devo farvi vedere quante monete ho, ragazzi. Secondo voi, qua sotto tra i commenti, quante monete ho prima di scoprirli con la mia cam? Andiamo, guardate qui, 3, 2, 1, 1830 monete, quindi sì, ritiriamolo questo premio. Ritiriamo queste 10.000 monete perché servono davvero tantissimo. Allora, oh mio Dio, ragazzi, ho scoperto il Fantasma Royale. Quando mi capita la mappozza dove vi è questo personaggio, questo nemico che poi si trasforma in amico nel momento in cui lo sconfiggiamo, è davvero bellissimo perché potete creare un esercito infinito di fantasmi che combatteranno e seguiranno la vostra battaglia. Ritira premio. Ancora? Un'altra? What? Sì, ma non mi dare le gallinacce, dai. Vabbè, ragazzi, che cosa è successo? Che cosa sta accadendo? Una chiave epica. Devi prima aprire un baule delle ricompense dopo la battaglia. Va bene, ok. Però intanto ce ne ha date 3. Va benissimo. Facciamo qualche evoluzione, ragazzi. Andiamo, sì. Non ce le lasciamo indietro. Intanto aumentiamo il nostro livello della battaglia. Sì, ritiro tra pochissimo. Vai tranquillo, giochino. Mamma mia, ragazzi, adesso vi farò vedere la mia combo. Secondo me è una delle best one. Senza di quella ormai mi sento proprio perso in partita. Non abbiamo nient'altro, ok, va bene. Libro invece, eccoci qua. Mamma mia quanto andiamo avanti oggi, raga. Ed è tutto qua assieme a voi, ritira premi. Baule comune, vai. Incrociamo le dita, ragazzi miei, qualcosina anche raro. Va bene, dai. No, non va bene. Io tra l'altro ho perso la streak di 17 win in top 5, ragazzi miei, perché non avevo monete. 5 Bo, vi dico, Bo mi sta deludendo un po' in battaglia, non me lo aspettavo così. Miglioramenti piazza, in che senso? Ah, posso aggiungere tipo qualcosa a livello estetico? Va bene. Potenziamento attivo, migliora gli edifici della piazza. Presente, martello, anche qui. Ragazzi, non ci credo, ma perché mi implementano in ogni singolo gioco? Ma scusate, perché? Ma dai, mi fate sentire troppo importante. 3 biglietti bauli, sempre buoni, ragazzi miei, altrimenti quando giocate, finite una partita, non vi danno bauli. Ma non fa nulla, io ho giocato tanti di quei game anche senza di essi. Vediamo, nuovo personaggio. Fioreria, fiori viola, fiori rosa. Vabbè, sono degli ornamenti all'interno del nostro villaggio. Un po' come Clash of Clans, sì dai. Carino però, dai, carino. Bello, golem maestoso, bellissimo. Guarda il kaiju, mi piace. Alcuni si sbloccano ovviamente sbloccando nuovi terreni, va bene. Però che figo, ragazzi, bellissimi davvero. Ok, dai, per il momento, vabbè, sblocchiamone uno, dai. Prendiamo ad esempio testa di pietra, un cactus. Vabbè, prendiamo la testa di pietra, dai. Testa di pietra. La posso piazzare qua.
Posso sbloccare entrambe, no? Ce l'ho il pass potenziamento attivo per due bauli. Andiamo anche giù. 10.000 monete. Due chiavi. Ok. E il tigre che fai? Abilità sbloccata. Annientando tre nemici, tira una gomitata intergalattica. Ok. Va bene. Non ci siamo per il livello 8. Possiamo procedere qui. Ok. Ma dove, raga? Ma quante cose sto sbloccando? Scusate. Sì. Però prima quelle non me le aveva date, o sbaglio? Vabbè. Ah, c'erano gli incantesimi. È vero, sono babbo. Scusate. Oh mio Dio. No, raga, non finisco più qui nel menu principale con voi. Volevo fare una partitozza, ma vedo che... Succoso. Questo è davvero intrigante. Ragazzi miei, da quando ho cominciato il video eravamo a 1830 monete, qualcosa del genere. Sono a 29.830, quindi più 29k. E adesso abbiamo anche un altro barilozzo. Un barilozzo, attenzione, non un baulozzo. Un baule, eh? Un barilozzo raro. Ritiriamo. Dai, 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 dai. Dammi l'epico. Epico, dai. Ma perché quando sono in rec non mi dà mai l'epico? Dai, vabbè, grande. Qualcosina di interessantolo? Niente, 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 niente. Sapete, ho ottenuto la guaritrice guerriera, quindi nuovo brawler, ok. 29k, ragazzi miei, ma sapete che facciamo? Ma andiamo a migliorare qualcosina. Qualcosina la potremmo portare avanti, tipo una Shelly selvatica. Sì, assolutamente sì. Assolutamente, ma perché no? Partiamo davvero male, 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 male. Non c'ho Shelly, anche perché la mia combo, vi dicevo prima, è Shelly e Colt. È fantastica, a mio parere, ragazzi. Sparano davvero. Davvero con una gittata esageratamente alta rispetto a tutti gli altri. Mi ha dato un martellino, che era? Eccolo qui. Allora, il fantasma lo andiamo a sbloccare subito per noi. Adesso combatterà al nostro fianco. Ok, Shelly, continuiamo con Shelly. Mamma mia, pushiamo subito, raga? Quasi quasi, un bel push mattutino, così. Ai 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 ai. Ah, ma questo è suo? Aspetta, aspetta, aspetta. Lo prendiamo da noi. Dai che dobbiamo aprire un altro baule, dai, andiamo. 15 monete. Barbaro. Però vi dico, vogliamo utilizzare questo qui? Fusione, no? In realtà quelli non li so utilizzare benissimo. Voi non potete capire che cosa si andrà a creare a fine game, eh? Vediamo quante monetine ci dà. Benissimo, lei si apre tra 50 secondi. Un'altra Shelly buonissima. Sapete, il golem mi ispira. Mi ispira davvero tanto. Vediamo se riusciamo a farlo. Ci vengono a rompere le scatole. Proprio è brutta sta squad che sto formando. No, 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 no. 13 secondi, raga, non siamo messi benissimo, eh. Ok, 3, 2, 1. Adesso ci sarà... What? Cosa c'è lì? Guardate! Come faccio a essere primo, raga? Scusate, questa squad? Ho rubato un po' di cosette, mi sa. Non va assolutamente bene. Vediamo se riesco a prendere qualcosina. Guaritrice. Mio Dio, che cosa non ho preso lì, ragazzi? Strega, vai. No, 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 non crepare. No, ho perso gemme, raga. Ho perso gemme. Ero secondo, terzo, non lo so, non ci ho capito nulla. Vabbè, terzo. Terzo giocando davvero di cacchetta. Vi ripeto, avevo una streak di 17 win e purtroppo l'ho persa. Apriamo qua. Mamma mia, vedi, non ci abbiamo bonus, non ci abbiamo niente. Dobbiamo fare un po' di win, ragazzi. Per due, doppio. Ok, eccolo qui come funziona, va bene. Ragazzi, lo domanda a voi che siete arrivati praticamente quasi a metà video. Ma secondo voi può essere definito il gioco dell'estate Squad Busters? O si andrà a perdere in men che non si dica? Come lo vedete, ragazzi? Non lo so, potrebbe essere così oppure un qualcosina che andrà a svanire in poco tempo. Vediamo, raga. Io spero che il tutto ovviamente sia positivo. Cerchiamo di portarci a casa qualche talpa, anche perché mi sa che sta mappozza non lo mai fatta. Vediamo. È impossibile, Martex. Ragazzi, il golem qui me lo tiro giù subito. Con due colte, una Shelly. Vai, 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 vai. Non gli facciamo caricare. Però sono quinto. Come faccio a essere quinto? Mi sa che sono andato pure giù perché mi è morto qualcuno. Ma quante gemme avevo? Scusate, 98. Sesto. Che trashata, ragazzi. Sto facendo i peggiori game giocando qui assieme a voi. Non so perché, eh. Non so perché, ma la sfiga mi assale. E l'emozione. Si emoziona questo telefonino. Il telefonino. Anni 2000. Andiamo, ritira premi. Abbiamo. Vabbè. Ok. Alright. No, non possiamo andare avanti. Ok.